Finita in strage la protesta di migliaia di cristiani copti scesi in piazza ieri al Cairo dopo l'incendio dell'ennesima chiesa nella provincia di Aswan la scorsa settimana. Almeno 4 soldati e 19 manifestanti sono morti, oltre 170 sono rimasti feriti negli scontri tra esponenti della minoranza cristiana e l'esercito, che ha assunto temporaneamente la guida del paese dopo la caduta di Mubarak. Una strage che preoccupa non poco il deputato del Carroccio, Giacomo Chiappori. Eh beh, in effetti, tolto un dittatore, non si è riusciti a trovare la quadra. Tutti hanno tentato di finanziare questo nuovo governo, però ci sono dei grossi problemi che ci riconducono, secondo me, a una riflessione. È successo in Egitto, succede in Tunisia, sta succedendo in Libia. Sembra quasi che ci sia un fronte mediterraneo che sta per islamizzarsi, perché lì è successo in Egitto, i copti che vengono schiacciati da questa nuova filosofia islamica che si sta introducendo. Io non voglio allarmare nessuno, è evidente, però mi pare che ci sia questo progetto di avere un fronte mediterraneo che canti un'altra storia, che non è più la storia dei vecchi dittatori che poi, tra parentesi, abbiamo messo, che hanno retto fino a un certo punto, che sono stati riconosciuti da tutti, vedi Mubarak, vedi Gheddafi, vedi Ben Ali, vedi, adesso crolla questo muro, ma non crolla in un effetto democratico, ma crolla in qualche cosa che potrebbe preoccuparci più di quello che non è successo finora. Staremo a vedere. È certo che diciamo, la nostra comunità europea, gli Stati Uniti d'Europa, non questa Europa unita che si dimentica alcune volte di fare la politica estera, dovrebbe avere un occhio di riguardo e più attento.